Knal, re, conquistatore e dio. Ma chi è in realtà? E soprattutto, quali sono le sue origini? Oggi siamo qui per parlare del dio dei simbionti, il creatore di Venom, del pianeta Klyntar e a breve il conquistatore del pianeta Terra. Perciò ecco a voi Knal, il dio dei simbionti. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella e che trovate le mie magliette qua sotto in descrizione. E adesso, sigla. Knal è un essere molto antico, esiste fin dall'alba dell'universo. Con la nascita dell'universo, Knal decise di rifugiarsi ai margini di esso e di creare un regno di ombre e oscurità. La vita di Knal proseguiva in modo pacifico, finché nel suo dominio non entrarono i Celestiali, delle creature cosmiche intente a plasmare e forgiare l'universo stesso. Infuriato per questo gesto, Knal decise di creare un'arma in grado di respingere gli invasori, ovvero la All Black, la Necrosword. Con questa spada riuscì a decapitare uno dei Celestiali. Dopo questo gesto però, i Celestiali decisero di vendicarsi, respingendo sia Knal che la testa del Celestiale morto nel suo stesso regno fatto di oscurità. Infuriato per questo gesto, Knal decise di utilizzare l'energia della testa del Celestiale per creare un'armatura fatta di simbionti. Un'armatura che, in combinazione con la All Black, gli avrebbe dato dei poteri inimmaginabili. C'era un problema. Dal momento che le armi erano veramente molto rozze, i simbionti guadagnarono le loro classiche debolezze all'interno della fucina. Il fuoco presente nella fucina e le alte frequenze, i rumori prodotti dai macchinari per creare l'armatura. Da quel momento, Knal, armato di Necrosword, di armatura e simbionti, iniziò l'invasione di altri mondi, schiavizzando e uccidendo tutti gli dei. Tra i vari simbionti rilasciati nell'universo per la conquista, i più potenti erano i Grendel, dei draghi simbionti da guerra. Uno di essi però finì sulla Terra, nell'era vichinga. Durante il suo assalto però, il Grendel dovette affrontare Thor, il dio del tuono, che lo sconfisse, lo spedì sottoterra e recise il legame tra i simbionti sparsi nell'universo e Knal. Questo avvenimento portò l'ammutinamento dei simbionti verso il loro padrone Knal, imprigionandolo all'interno di una gabbia fatta di simbionti. Questa gabbia verrà in seguito chiamato pianeta Klyntar. Per l'appunto, Klyntar, nella lingua dei simbionti, significa gabbia. Il Grendel verrà in seguito liberato dallo Shield per essere utilizzato nel progetto Rinascita, ovvero lo stesso progetto che ha dato i poteri a Capitan America. L'obiettivo era quello di utilizzare le tracce genetiche del Grendel per creare altri super soldati durante la guerra del Vietnam. Il risveglio del Grendel portò di conseguenza il risveglio anche di Knal, che prese il controllo dei soldati simbionti. Vennero però in seguito sconfitti dallo Shield per poi chiudere il progetto del Grendel e recidere di nuovo il legame con Knal. 30 anni dopo venne in seguito liberato per colpa di uno sbaglio da parte di Venom, per poi essere rimprigionato di nuovo da quest'ultimo e da Miles Morales, recidendo di nuovo il legame con Knal. Poco tempo dopo, il culto degli adoratori di Knal recuperarono un pezzo del Grendel per fonderlo con Carnage, riportandolo in vita. Da quel momento Carnage iniziò una caccia ai Codex, ovvero delle tracce genetiche presenti nel DNA di tutti coloro che hanno ospitato un simbionte, per fondersi con essi, amplificare il proprio potere e liberare, una volta per tutte, Knal dalla sua prigionia. Venne però sconfitto da Venom, che ne rivendicò tutti i Codex. Questo gesto amplificò a tal punto il legame tra i simbionti e Knal che quest'ultimo riuscì a liberarsi dalla sua prigionia, pronto a conquistare l'universo a capo di un esercito di simbionti e di Grendel. Non ci resta che aspettare e vedere come andrà a finire. La storia di Knal è arrivata in Italia tramite la serie spillata del rilancio Marvel di Venom, per la precisione con la saga
di Venom Rex. Verrà poi in seguito recuperato all'interno della saga Absolute Carnage. Perciò se volete leggere le origini di K'Nal in modo da potervi preparare al suo effettivo arrivo nel mondo dei fumetti, sapete da dove cominciare. E questo era tutto ciò che c'era da sapere su K'Nal, il dio dei simbionti. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è stato così vi invito ovviamente a lasciare un bel pollice in su, a dire la vostra qua sotto nei commenti, a iscrivervi e ad attivare la campanella. E detto questo, con un bamf, vi saluto.